Abbiamo visto la volta scorsa il teorema dell'angolo esterno, della somma degli angoli interni di un triangolo e di un poligono qualsiasi. E il quarto criterio di congruenza dei triangoli, un lato, due angoli qualsiasi. Poi vediamo oggi i notevoli di un triangolo, anche se questi in parte li abbiamo già visti, ma insomma li ripetiamo. Prendiamo un triangolo scaleno qualsiasi, vertice A, B e C, e consideriamo gli assi dei lati. L'asse di un segmento, vi ricordate, è la retta formata dai punti equidistanti dagli estremi. L'asse del segmento A su B è la retta formata dai punti che stanno alla stessa distanza da A e da B. E quindi, troviamo nello stesso tempo, è la retta perpendicolare ad AB che interseca AB nel suo punto medio, cioè l'asse di AB. L'asse di AC è circa questo, e poi c'è l'asse di BC, quindi le tre rette, chiamiamole A piccolo, B piccolo e C piccolo, gli assi A, B e C hanno in comune un unico punto, lo stesso punto, che prende il nome di, chiamiamolo, circocentro. Non posso usare la C perché l'ho già usata. Questo punto qui è il circocentro. Perché si chiama circocentro? Perché è il centro della circonferenza circoscritta al triangolo. Se immaginate di prendere la circonferenza che passa per i vertici A, B e C, e il suo centro è proprio questo punto qui, circocentro, centro della circonferenza circoscritta. La circonferenza è circoscritta a un poligono se tutti i vertici del poligono stanno, appartengono alla circonferenza. Ok? Perché esiste? Beh, che due assi si incontrano è banale, due rette hanno sempre in comune al massimo un punto, ma che tutte e tre le rette che formano gli assi dei lati abbiano in comune un punto non è per niente ovvio. Per quale ragione tutte e tre le rette che sono assi dei lati hanno in comune un punto? Prendiamo la distanza da A e B. Il punto O, appartenendo all'asse di AB, è equidistante dai due lati, quindi questo segmento è lungo come questo. Il segmento OA è lungo come OB. OA è congruente a OB, in quanto O appartiene all'asse A. Inoltre, poiché appartiene anche all'asse AC, OA è lungo anche come OC. Poiché sta sull'asse del segmento AC. Ok? Ma questo ci garantisce che O appartiene anche a C piccolo, cioè all'asse del terzo lato. Per quale ragione? Beh, se OA è lungo come OB e OA è lungo anche come OC, OB e OC come sono tra di loro?
della stessa lunghezza. Quindi questo segmento è lungo come questo, per forza di cose il punto O, intersezione degli assi A piccolo e B piccolo, appartiene anche all'asse di BC. Quindi i tre assi hanno in comune un unico punto che si chiama circo, centro, il centro del circo. Saranno gli elefanti. Ok? Tutto chiaro? Anche questo si può facilmente vedere con GeoGebra, lo vediamo velocissimamente se riesco. Prendiamo un triangolo qualsiasi, ABC, e prendiamo gli assi dei tre lati. Eccolo. Asse di questo lato, asse del lato BC e asse del lato. Spostiamo in modo tale che si veda un poco meglio. Intersechiamo, no, non volevo intersecare questi due, ma le due rette, no, intersecchiamo questa e questa, e il punto D appartiene anche al terzo asse, dovunque io cosa vi deducete da questo? Una cosa che difficilmente si può fare alla lavagna. Io faccio il disegno alla lavagna così più o meno. E il circo centro si trova? Può essere anche esterno. Può essere anche esterno. Inoltre è il centro della circonferenza circoscritta. Se io prendo una circonferenza che abbia centro in B e passi per A, passa anche per gli altri due punti. Cosa non ovvia, ma conseguente a quanto ho appena detto. Perché il centro della circonferenza circo scritta. Ok? E in quale caso il circo centro è esterno al triangolo? Il triangolo è ottusangolo, ottimo. Se invece è rettangolo, se è rettangolo, allora il circoncentro appartiene a uno dei lati che tecnicamente è l'ipotenusa del triangolo. Però quando vedremo la circonferenza vedremo il perché il triangolo è rettangolo. C'è un motivo un pochino più profondo. Ok? Quindi circo centro. Intersezione degli assi. Degli lati. Cambiamo triangolo, cioè cambiamo la tipo di centro e prendiamo le mediane dei lati, degli angoli interni, cioè delle bisettrici con le mediane. Cioè ciascuna retta divide l'angolo interno in due parti congruenti. Anche in questo caso le tre rette, le tre semirette, si incontrano in uno stesso punto
Ok? Il quale prende il nome di, diversamente dal circo, questo è l'incentro delle bisettrici. Perché è il centro del cerchio circoscritto al triangolo, cioè scusami, inscritto. Il cerchio è iscritto a un poligono se ogni lato del poligono è tangente alla circonferenza. Non fa un po' senso, ma insomma, l'idea è quella. Perché tutte le bisettrici hanno in comune lo stesso punto? Beh, prendiamo le due, teniamole come la prima A, B e C. A è questa, non volevo perdere. A è la bisettrice che esce dall'angolo di vertice A, B è la bisettrice dall'angolo B e C, quella dell'angolo di vertice C. La proprietà delle bisettrici, cioè dividere l'angolo in due parti congruenti, è associata e implica un'altra proprietà. L'abbiamo vista a suo tempo quando abbiamo fatto le prime teoremi sugli angoli. Tutti i punti sulla bisettrice sono equidistanti dai due lati dell'angolo, cioè questo segmento è lungo come questo. I punti della bisettrice sono equidistanti dai lati. Può essere lungo come questo, poiché chiamiamolo I, incentro. Poiché l'incentro appartiene alla bisettrice dell'angolo in A, I è equidistante dal lato AC e dal lato AB. Punto primo. Ma siccome appartiene anche alla bisettrice dell'angolo in B, è equidistante dagli altri due lati, cioè dal lato AB e dal lato AC. Quindi anche questo, anche se non sembra, è lungo come questo, il disegno è venuto un po' male. Ma di conseguenza, siccome questa distanza è lunga come questa, I appartiene anche alla bisettrice dell'angolo in C, che è proprietà transitiva della congruenza. E quindi le tre bisettrici si intersecano in uno stesso punto che si chiama incentro. Cioè il centro del cerchio inscritto al triangolo, cioè i cui lati sono tangenti alla circonferenza. Questo lo vedremo un po' meglio quando faremo la circonferenza. Richiediamo la linea di algebra. Un'altra cosa che forse è adesso. Un altro triangolo. Gli angoli interni due qualunque delle bisettrici, tutto D. Se adesso sposto A, scusate, l'incentro va fuori del triangolo? No, anche se non cambia.
che comunque sono angoli interni, la bisettrice è comunque interna. Prendiamo a riferimento i punti in cui le bisettrici tagliano il lato opposto. E FH e prendiamo la circonferenza che ha centro in D e passa per F poi box. In questo caso perché non è presente, pardon. Il centro della circonferenza in scritta nel triangolo, sempre i punti di tensione sono i punti di tangenza. Ok? Ci restano altri due punti, tutto chiaro? Quindi circocentro, circonferenza esterna, intersezione degli assi, in centro, circonferenza in scritta, intersezione delle bisettrici. Facciamo un altro triangolo. Prendo le intersezioni delle altezze A, B, C, qui ho la prima altezza, la seconda, la terza. Si chiama orto-centro il punto di intersezione delle altezze. Questo non è detto che sia interno al triangolo. Se il triangolo è ottusangolo, l'altezza AB, se ottusangolo in B, l'altezza rispetto al lato BC è esterna al triangolo. Ok? E infine l'ultimo punto. Il baricentro, punto di intersezione delle mediane A, B, C, prendiamo i punti medi dei lati, M, N, P, congiungiamo B con N, C con P, A con M, il punto in comune è il baricentro. Anche questo invece è sempre interno al triangolo. L'ortocentro e il circocentro possono essere esterni, l'incentro e il baricentro sono interni, in triangolo.
perché questo conclude più o meno la parte relativa a questo capitolo. Facciamo domande? Vediamo un esercizio. Prof. Prego. Quindi, allora, circo centro e porto centro possono essere esterni, sì, ma anche interni. Certo. E mentre il centro è... Non sono mai interno. Ok. Proponiamo l'esercizio che con il libro. Torniamo sui criteri di parallelismo delle rette. Ok. E io propongo questo esercizio. Ho due rette R ed S, una parallela all'altra. Se sono parallele, teorema, dimostra che indipendentemente dal punto che prendo su una retta, la distanza del punto dall'altra retta è sempre la stessa, dovunque io lo prenda. Cioè due rette parallele sono, tra virgolette, equidistanti, la loro distanza è sempre quella. Una cosa molto semplice che avete già visto sicuramente le medie, ma che va a dimostrare. Ora, che cosa si intende per distanza? Prendiamo un punto qui sulla prima retta. Come faccio a prendere distanza di P dalla retta S? Cosa si intende per distanza di P dalla retta S? La distanza di P da S è la lunghezza del segmento che ottengo in questo modo. Prendo una retta T perpendicolare a S e passante per P. Ok? Ripeto, prendo questo angolo retto. Questa retta T interseca S in un punto Q. La distanza di P dalla retta S è la lunghezza di PQ. Questo segmento. Ok? Per questo si intende per distanza di un punto da una retta. La lunghezza del segmento ottenuto conducendo la perpendicolare da P alla retta da cui mi interessa misurare la distanza. Il teorema prevede che qualunque altro punto io prenda, sulla retta S, la sua distanza da S è identica a PQ. Quindi prendiamo un'altra retta T'. Se prendiamo, anzi, chiamiamolo anziché n, P' e Q'. Qualunque altro punto io prenda, la distanza, scrivo qua sopra, PQ è identica a P' Q'. È la stessa lunghezza. Ok? Invece di PQ è lunga come P'. Questo segmento è lungo come questo. Ricordate che le distanze sono prese lungo le perpendicolari, quindi anche questo è un angolo reso. Questo per il solo fatto che le due rette R ed S sono parallele. Questo è abbastanza semplice da dimostrare, è sufficiente che io congiunga P con Q'. Se congiungo P con Q', si vengono a formare due triangoli rettangoli, P, Q, Q' e P, P', Q'. Questi due triangoli sono congruenti perché il lato P, Q' è in comune. Inoltre, quindi, questo angolo, lato è congruente a se stesso. Questo angolo è congruente a questo angolo perché alterni interni di due parallele con la trasversale PQ'.
e per i criteri di parallelismo so che sono congruenti, perché le due rette sono parallele per ipotesi. Inoltre, l'angolo in Q e in Q' sono retti, quindi anche l'altro angolo nell'uno e nell'altro triangolo sono congruenti, oppure se preferite, essendo PQ e P'Q' perpendicolari alla stessa retta, abbiamo già visto, tra di loro sono parallele e quindi l'angolo QPQ' e PQ'P' sono alterni interni, stavolta delle trasversali T e T' con la trasversale P'. Ergo sono tra di loro congruenti. E per il secondo criterio i due triangoli sono congruenti, quindi i due lati PQ e P'Q' hanno la stessa lunghezza, dovunque io piazzi il cerchio. Ecco, due rette parallele sono anche e fisse. Tutto chiaro? Proviamo un altro esercizio. Vado avanti? Tutto chiaro? Prendiamo il triangolo di isoscele A, B, C, per ipotesi AB è lungo come AC. Abbiamo risorse di base BC. Ok? E prendo l'altezza per A. La retta passante per A perpendicolare a BC. Retta chiamiamola R. Che è l'altezza rispetto al passo C. Poi prendo per C una retta S parallela al lato AB. Questa S che incontra R in D. D è l'intersezione R e S. Tesi A, C, D è isoscele. Triangolo A, C, D è isoscele. Ripeto, prendo il triangolo di isoscele A, B, C. Quindi i due lati obliqui A, B e A, C hanno la stessa lunghezza. Prendo la retta sulla quale sta l'altezza rispetto ad A, oppure se preferite prendo l'altezza rispetto a BC e la prolungo, chiamo questa retta R. Poi prendo la parallela e lato AB che passa per C, questa S, questa incontra la retta R in un punto D e il triangolo ACD è isoscele. Per dimostrare che è isoscele posso dimostrare alternativamente, una delle due va bene, che ha due lati congruenti oppure due angoli congruenti. Ok? Prima osservazione. Se ABC è isoscele, se questo è lungo come questo, abbiamo già visto a suo tempo che l'altezza rispetto alla base è anche bisettrice, questo angolo è grande come questo, ok? Ma se per ipotesi S è parallela a BC,
allora questo angolo è grande come questo, perché sono alterni interni di due paralleli con la trasversale AD, perché S è per ipotesi parallela a B, quindi l'angolo BAH, chiamiamolo, è congruente all'angolo HDC, ma nel triangolo DCA i due angoli alla base, quello in A e quello in D, sono congruenti, quindi esoscele. Ripeto, triangolo per ipotesi isoscele ABC, questo lato e questo lato, prendo l'altezza, prolungo l'altezza oltre H, retta R, prendo la retta S parallela da B che passa per C, questa retta. Questa interseca R in D. Devo dimostrare che il triangolo che formo ABC è isoscele. Allora è sufficiente ricordare che l'altezza del triangolo isoscele è anche bisettrice dell'angolo del vertice. Questi due angoli sono la stessa ampiezza. Ma questo angolo BAH è congruente ad ADC, perché sono alterni interni delle due rette AB ed S con la trasversale AD, quindi sono congruenti. Ma se questo angolo è congruente a questo angolo e questo angolo è congruente a questo angolo, il triangolo ADC ha due angoli tra di loro congruenti, quindi automaticamente è isoscele e questo lato è lungo come questo. Prego. Boh, ora ci fermiamo qua. Provate a rifarlo a casa, mi raccomando.